Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Castlevania Symphony of the Night. Ok, allora, in questa parte innanzitutto abbiamo cominciato subito benissimo perché mentre stavo aspettando di iniziare la parte mi hanno subito colpito, quindi iniziamo proprio alla grandissima. E quindi in questa parte cosa dobbiamo andare a fare? Allora, fottuto corvo. Allora, in questa parte dobbiamo finire di esplorare la Royal Chapel e andare tra l'altro a sconfiggere un boss tra molto poco. Se riusciamo a prendere questo oggetto che è uno zircon, oh yes. Dovremmo esserci oramai. Dovremmo aver esplorato praticamente tutta la Royal Chapel. Sperando di non subire ulteriori danni perché, cazzo, mi stanno cominciando a preoccupare. Eh no, aspetta un attimo. No, non va cazzo bene. Per una volta, la prima volta utilizziamo qualcosa per curarci. Potion, perfetto. Usiamone una. Bravissimo. E poi torniamo a equipaggiare lo scudo, Leader Shield. Perfetto. Qua ottimizziamo il tutto. Perfetto. Così vi ho fatto vedere anche l'utilizzo dei... fuck però, Ma ti giuro! Ma vaffanculo, pezzo di merda! Ma guarda te, sti cazzo di maledetti infami! Li odio. E quindi... Ok, siamo vicini al boss, minchia, però sono in una condizione pietosa. Mi devo curare di nuovo, merda. Sì, ma tra l'altro, scusa, dove siamo? Tanto non possiamo più tornare indietro in questo momento. Sì, non sarei neanche potuto curarmi in qualche stanza perché ero indietrissimo, quindi ci curiamo con questo. Facciamo così. Yeah. Curati, 80, benissimo. E poi torniamo a equipaggiare. No, e poi torniamo a equipaggiare di nuovo lo scudo. Where is the scudo? Yes, is here. Bene, andiamo a sfrontare l'ippogriff. Ok, benissimo. Qua non dovrebbe essere difficilissimo da affrontare. C'ha solo un paio di attacchi un po' stronzi. Però, tipo, quando lui si butta così a terra, noi gli buttiamo un sacco di acqua santa. Allora. E quando... Ok, qua possiamo colpirlo con cazzotti al volo, se riusciamo, ma è difficile. Qua, vai, acqua santa a più non posso. E qua basterebbe abbassarsi, in realtà, mentre lui... distruggiamo le uova. Mentre lui è giù, che poi ci tenderà a sparare la fiammata, noi ci abbassiamo e il gioco è fatto. Tra l'altro con l'acqua santa è molto molto facile questo scontro. E quindi abbiamo ottenuto qua un nuovo potenziamento per la vita. Perfetto, life max up. Ah, Maria. Impressive. You're very strong. Oh yes. Eh beh sì, siamo piuttosto forti. Questo è innegabile, Maria. La bella Maria. Ah, conosci per caso Little Belmont? Uno dei be del clan dei Belmont, ma certo, ma... Ah, lui se lo ricordava così, come era in Castlevania. Eh già, è sparito qualche anno fa. Ed è sicuro che sia qui. Se lo vedi, mi raccomando, fammelo sapere. Cioè, sì, certamente, mia lady. Thank you, so you do... Cosa sto dicendo? Ah, sì, sembrerebbe essere un gentiluomo, Alucard. Beh, sì. D'altra parte ha la nobiltà che gli deriva da Dracula. E quindi, insomma... È abbastanza, no, dovrebbe essere nobile sia sulla carta d'identità che nell'animo. E basta, fottuti maledetti. Ok, voi siete degli infami del cazzo, voi scherzi. Devo arrivare al punto in cui riesco a sconfiggere con un colpo solo, perché ogni volta se no mi fate un sacco di... Guarda che roba! Allora, fanculo a te, maledetto. Allora, dunque qua dobbiamo ancora finire di esplorare la Royal Chapel. Stavolta ho preso al volo, corvo del Kaiser. Dunque, qui adesso dovremmo trovare una pozione. Bene, così la recuperiamo quella che abbiamo preso prima. Cioè, preso, utilizzato prima. E qua, Cutlass, un'arma. Vediamo un po'. Aspetta, prima ottimizziamo qua, mettiamo a posto. Cutlass, scende a 27 l'attacco, però... Sebbene sia meno potente, conviene avere, secondo me, la spada. Perché? Perché il pugno ha meno raggio d'azione, invece la spada è meglio. Guardate, ha più raggio d'azione, possiamo stare più lontano dai nemici. Aspetta un attimo, qua c'è ancora... Ah no, c'è ancora delle stanze da esplorare, tipo una con la stanza di salvataggio, probabilmente, yes. Quindi, assolutamente, sì, potremmo anche salvare, volendo. E tra l'altro, qua, aspetta un attimo, fammi vedere un attimino la mappa, perché qua mi segna una... Ah no, no, più avanti. Mi segniamo un teletrasporto che dovremo poi prendere, ma me lo segna dopo. E tra l'altro adesso andremo a recuperare una bellissima abilità. Un potenziamento. Penso quello del doppio salto, se non sbaglio. Dovremmo recuperarlo proprio adesso. Vabbè, per adesso attraversiamo questa porta, andiamo nella nuova zona. Che adesso comparirà a schermo. Là.
Non compare. Benissimo. Ah, perché non è ancora una nuova zona, o no? No, in realtà lo è già. Comunque, sicuramente ci siamo già. Non ce lo dice. Comunque, questa è la nuova zona, quella esterna. O forse è considerata zona. Non lo so. Forse l'abbiamo. È come se l'avessimo già esplorata. Magari fa parte di un'altra zona già vista. Non lo so. Comunque, non importa. Uccidiamo questo free rider. Anzi, l'abbiamo già ammazzato. Benissimo. Moonwalk a manetta come se non ci fosse un domani. Perfetto. È un po' meno potente questa spada, però se non altro ha più raggio d'azione e insomma ci permette di stare più distanti dai nemici per non rovinarci la vita. Ok, qua potremmo poi attraversare la porta e andare a sbloccare un teletrasporto. Ma prima conviene andare su di qua, perché adesso abbiamo, dunque di là ci possiamo andare dopo. Ok, andiamo a recuperare adesso il doppio salto. Prima potremmo, no, facciamo dopo. Tra l'altro qua sopra c'è un passaggio che potremo poi raggiungere quando potremo trasformarci poi in corvi, in pipistrelli, che cacchiero, in pipistrelli, sì. O anche con la trasformazione nebbia, volendo. E qua morite. Voi, fottuti nemici di merda. Oh, ma basta, veramente, è rotto. Ok? Perché già questi sono già odiosi quando sono singoli, sti cacchi di gnomi infami. Adesso addirittura cavalcano un volatile, cioè sono ancora più odiosi. E fuck, morite tutti. Benissimo. No. No, devi tipo morire. Bravissimo. Ok, qua otteniamo la Lipstone, Lipstone che ci permette di fare il doppio salto. Benissimo, quindi adesso ci torna tutto un po' più facile. Abbiamo raccolto anche un turchese, un turquoise. Benissimo. Ok, e quindi adesso dobbiamo tornare indietro e possiamo procedere. Adesso dovremmo andare nella parte, in una nuova zona. Ma prima mi sa che raggiungiamo un altro punto. Vediamo un po'. Da qua possiamo giustamente tornare su con il doppio salto. Qua sono delle statue monche con delle gambe mancanti. Ok, lasciamo perdere. E poi qua sopra c'è la zona là in punta dove potremo poi andare a sconfiggere il nemico finale, però non lo possiamo ancora fare ovviamente in questo momento. E qua Terrifying, una nuova spada assolutamente inutile che non utilizzeremo mai. E quindi adesso possiamo tornare in questo punto, attraversare questa zona transitoria per raggiungere che cosa? Un teletrasporto. Perfetto. Vai. Dobbiamo adesso tornare, grazie al teletrasporto, se non sbaglio nell'Outer Wall, che non è qua, quindi attraversiamo di nuovo questa zona, perché adesso possiamo recuperare un paio di oggetti grazie al doppio salto. Ok, esattamente qua. E poi possiamo proseguire in alto. Quindi adesso vediamo. Ah, potremmo andare anche nella libreria, perché se abbiamo il doppio salto possiamo recuperare degli oggetti. Potremmo fare così effettivamente. Allora, andiamo in ordine. Dunque, prima di tutto facciamo. Vieni su di qua. Qua c'è un tipo appeso per un braccio, una morte terrificante. Ok. Tu muori, tipo adesso. Ok, ora possiamo recuperare un oggetto qua grazie al doppio salto. E poi magari andiamo nella libreria. Ah sì, potremmo andare nella libreria, così andiamo a recuperare degli oggetti. Penso che col doppio salto li posso già ottenere, forse li posso ottenere poi dopo con l'abilità, non lo so. Hearthstone Max Up, perfetto. Quindi qua abbiamo fatto tutto, adesso dovremmo andare noi in alto a sinistra. Ma prima io direi di andare a visitare un attimino la biblioteca, quindi ci richiamo un attimino proprio lì. Beh, siamo tornati in questo punto qua. Adesso possiamo vedere se possiamo esplorare magari delle. Qua ci stanno inseguendo dei tomi giganteschi. Oddio santo, oddio santo. Cosa sta succedendo? Tutti i tomi del mondo tutta la libreria mi stanno inseguendo. Ok. Dunque, qua c'è una zona che forse non possiamo. Aspetta, non su di qua. Aspetta un attimo. Da questa parte. Probabilmente non tutti e due i passaggi possiamo raggiungerli, però se possiamo fare qualcosa, fuck. Se possiamo fare qualcosa lo facciamo molto volentieri. Grazie telefono che suoni. Perfetto. Dunque, qua forse. Qui non possiamo farlo, ci servirà poi la trasformazione. Ma qua penso proprio che invece lo possiamo fare. Good. Vediamo un po' cosa c'è. Semplicemente ci andiamo a prendere l'oggetto che c'è, se ce n'è uno, e poi basta. Ah, c'è un passaggio. Molto bene. Vediamo cosa c'è. Una stanza di salvataggio che ci permette di recuperare se non altro la vita, almeno quello, visto che non ci siamo fatti colpire. E qua è bene. Ah, eccoli qua, i fottuti maledetti. Cioè, non bastano sti cazzo di gobbi, no? Anche quelli quando c'hanno pure l'armatura. Fuck. Ok, minchia, sono veramente terrificanti da fare fuori questi. Ok. E morite! Che fanno un sacco di danno. Oh, Jesus.
Madonna santa. Perfetto, qua sì, abbiamo sbloccato questa nuova zona. Ah, è parecchio grossa. Dunque, fammi vedere un po' come è strutturata. Almeno dalla mappa, almeno riesco a capire dove devo andare. Ok, proviamo ad andare prima quassù. Minchia, 15 punti. Ma dai, ti giuro. Ma guarda te! Fottuta merda, mi stanno facendo il culo. Ma dai! Oh, porco! Minchia, mi stanno facendo il culo! Minchia, che palle! Oh, ma cos'è? Ma che cazzo è poi? Minchia, un turbinio di attacchi. Fammi tornare indietro a curarmi. Se no, fra un po' facciamo una fine terrificante. Madonna, ma che cazzo è? Oddio. Oh, no, 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 qua adesso mi colpiscono tutti. Oh, Jesus. Madonna santa. No, evitalo. Via, via. Ok, curati per la miseria. Minchia, sono terrificanti questi. Ok, cominciamo a usare magari un po' di armi secondarie. Che magari ci aiutano. Fuck. Di nuovo. Mannaia la puttana. Mannaia la puttana per fare sto pezzo, mo. Ok, siamo anche saliti di livello, grazie a Dio. Benissimo. Ok, fatto fuori. Good. E muori, e muori, muori, infame del cazzo. Ok, e dai, e muori, maledetto. Minchia, che sono tosti questi. Per la miseria. Ok, magari scendiamo prima qua sotto adesso. Prima di andare in qualunque altro punto. Minchia, poi ti inseguono pure, sti infami di merda, no? Capito? Ok, uno è andato. Meno male, già mi ha tolto un sacco di punti vita. Ok, andiamo di qua. Vediamo. Attenzione, c'è pure un boss. Perfetto. Oh, cazzo. Che cazzo sei? Ah, evochi anche dei famigli. Interessante. E allora io ti devo tipo far fuori tutti quanti. Oltre a far fuori te. Ok. Fallo fuori. Questo. Però dovete smetterla. Ok. Benissimo, smetti di evocare tizi, perché sennò io non ti riuscirò mai a fare fuori. Ok, tanto io questi li faccio fuori con un colpo, quindi dovrebbe andare abbastanza bene. Il problema è che se tu continui a evocarmeli, io non riesco a concentrarmi su di te. L'unico problema è questo, se di problema si può trattare. Ok, benissimo, è un po' lungo sto scontro. Non mi ricordavo tra l'altro che ci fosse questa battaglia, che probabilmente è opzionale. Oh, fuck. Ah, adesso li evochi anche sputando acido? Interessante. O no? Ah, ma sei morto, no? Sei una merdina allora. Ciao. Cioè, cosa stai facendo? Dove vai? Devi morire e darmi un potenziamento della vita. Grazie. Thank you. Benissimo. Ci voleva questa bella battaglia. Ok, quindi adesso continuiamo di qua e poi finiamo di esplorare tutta la parte della libreria che ancora ci manca. Che in realtà è poca perché salta per la miseria. Ok, qua cosa abbiamo preso? No, quello del tempo che non ci serve. Ci servirà poi più avanti, nella stanza dell'orologio. Per il momento no. Ah, qua sono dei busti. Takemitsu, Onyx e Frankenfurter. Ok, sono semplicemente degli oggetti per fare un po' di danno. Non sono vere e proprie armi. Sì, esattamente. Non ci servono a niente. Però, se non altro abbiamo fatto questo, abbiamo sconfitto sto boss opzionale. E possiamo finire di esplorare la parte alta di questa... di questa biblioteca e poi possiamo poi andare nella nuova parte. Qua c'è qualcosa, mi sa di inculata. No, pensavo ci fosse qualcosa di nascosto, invece proprio per niente. Va bene. Ok, ora possiamo tornare indietro. Dove nella qua è la stanza da trovare. Che bello questo scenario con la scalinata, bellissimo. Mi piace un sacco questo gioco, ma anche per i fondali per renderizzati. Proprio artisticamente è eccezionale questo gioco, mi piace un sacco. È il mio Metroidvania preferito di sempre. Ok. Che fa? Guarda, siete degli insulsi di merda, venite anche a rompere le palle. Ok. Fuck e fuck. Yes. Ah, forse la tattica è quella, farli saltare e poi colpirli alle spalle. E fa ancora. Oh, Jesus. E qua non posso arrivarci, devo fare tutto il giro. Perfetto. Ci manca solo più un punto quassù, eh. Ok, di qua, speriamo che siano altri tizi a rompere le balle, mi raccomando. E fuck, ce la facciamo? Ok, sono su di qua, non ce la fa. Madonna santa.
Minchia, quando cominciano! Oh! Ti veramente, sono infastidito in una maniera impressionante da questi nemici. Li odio. Ok, possiamo andare di qua. Guarda, te ti lascio stare. Sei proprio un gobbo del cazzo. Muori. Ok, su di qua. Good. Dove siamo? Ok, c'è l'ultima, le ultime due stanze da esplorare. Perfetto, qua c'è una libreria nascosta. Stone Mask. Aspetta un attimo, qua possiamo mica equipaggiarla. Fa vedere Silver Play. No, non è qua. Ah, Stone Mask. Sì, ci migliora la difesa. Buono. E dovrebbe anche prevenirci la pietrificazione. Qua non possiamo attraversare la libreria. Ah, sì. Spingendo possiamo attraversarla. Per andare a raggiungere che cosa? Un Topaz Circlet e un Holy Rod. Good. Un'arma che forse ci torna utile. Vediamo un po'. Holy Rod, sì, ampiamente, però. Ah no, non usa tutte e due le mani, quindi va bene. E poi abbiamo ottenuto anche Topaz Circlet, che ci migliora l'intelligenza, ma diminuisce la difesa. Io direi tenere questo. E l'arma, questa qua. Ah, figata. Tra l'altro, questa qua è un'arma particolare. Perché in base al, mi pare, se non sbaglio, in base allo scudo che abbiamo equipaggiato permette di fare delle, tipo delle mosse particolari. Tra l'altro è molto più forte di quello che avevo poc'anzi. Beh, non male. Tra l'altro pure figa l'animazione. Ok, si può fare tipo, stavo provando degli attacchi, no, si può fare un cazzo, benissimo. Però è forte. Minchia, poi è anche veloce come attacco, grandissimo. Minchia, abbiamo trovato l'arma non plus ultra, per il momento almeno, prima di trovare l'Holy Sword. E muore. Minchia, fortissima, grandissima. Ok, quindi ci migliorano un poco le cose d'ora in poi. Qui abbiamo, possiamo salvare. E adesso andiamo semplicemente nel punto in cui dobbiamo andare per proseguire la storia. Quindi nell'Outer World, dove eravamo poco fa. Quindi torniamo lì. Ok, quindi siamo tornati in questo punto alto dell'Outer World, dove c'era appunto l'ingranaggio per attivare l'ascensore, fuck. E quindi dobbiamo proseguire su di qua, però veramente, ti giuro, se mi fai girare proprio i coglioni, cazzo di teste di medusa, morite. Ok, su di qua. E possiamo proseguire adesso, se non sbaglio, proprio di qua. Yes, proprio di qua. Per andare nella nuova zona, che dovrebbe essere la Clock Tower, se non sbaglio. E se ho indovinato, mi stringo la mano da solo, perché non mi ricordo assolutamente, ho tirato a indovinare. La Clock Tower, perfetto. Quindi, questa parte la facciamo finire qui. Mi raccomando, come sempre, io vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare il video, a condividerlo se vi va. E chiaramente se vi è piaciuto, fatemi sapere un po' la vostra su questo gameplay se vi sta piacendo. Per ora è tutto, e noi ci vediamo alla prossima parte di Castlevania Symphony of the Night per PS1. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!